Ok, abbiamo iniziato. Ciao Monica. Come Ciao. Bene, stai? grazie. Iniziamo. Siamo qui con Patrizia. 5. Quattro, tre, due, dimmi come la vedi. Allora, mi presenta questa immagine un po' bizzarra. C'è un albero bellissimo, maestoso, grande, solitario, e questo lo vedo proprio come reale. E poi mi mette vicino delle immagini di due cartoni animati, fumetti, Biancaneve e Minnie. Ti dà l'autorizzazione? Eh sì, è come se lei entrasse nella scena, si sovrappone tipo all'albero solitario. Cioè praticamente le sue braccia, no, diventano tipo i rami e dice di sì così. Va bene. Come appare? Come vestita? Come ha i capelli? Il viso? E adesso io la vedo come se fosse nuda. Parte integrante del tronco. Vibrazione di Patrizia. I capelli seguono proprio la chioma dell'albero. Tra i 31 e i 35. Consapevolezza. 177. PS. 48. Vite. Aspetta, perché continua a cambiarle, vedere se si ferma. E adesso quanti sono? 1999. Quindi cambiano. Perché le cambia? Lei molto rapidamente. È proprio forte in lei questo processo di trasformazione e lo sta già mettendo in atto, perché anche la vibrazione, se adesso la riguardo, è già cambiata. Adesso A quanto sta? 38 miliardi. Percentuale di cervello utilizzata, ovvero capacità medianiche. 9 e mezzo, 10 quasi. Anche qua me lo fa cambia. Valori molto molto alti e soprattutto in grande cambiamento, quindi grande dinamicità e scarsa staticità, differentemente tutto sommato dai punti che ci ha raccontato Patrizia, che adesso analizzeremo. Lei stamattina mi ha scritto: "Ciao, sono pronta a cambiare la mia vita definitivamente." Ed è così. Perché? Ma dunque, intanto lei parte da un grande, cioè io la sento molto umile, però è come se fosse, questa umiltà nasconde una luce enorme. E lei a tratti sente di averla e la vuole manifestare, in altri momenti la tiene chiusa. E sente di volerla portare fuori questa luce. E per portarla fuori deve cambiare la sua vita. Entità di cui è, tra virgolette, affetta, no? Interferita. Partiamo dalle mentali. Ce ne sono tre. Allora. Allora, c'è collisione
maturità, direi esame di maturità, segno meno. Beh, livelli e caratteristiche, sentiamo. Sono un po' cambiate nell'arco del tempo e poi vedo tipo anche negli ultimi 2 mesi si sono un po' tutte abbassate. Quindi direi che se la vedessimo al momento attuale, dunque, variano tutte fra il 2 e il 3 come intensità. Dove con collisione mi fa vedere per esempio 2 ed è questa tendenza allo scontro, al conflitto che lei vive a volte in maniera tra virgolette passiva, cioè non cercato da lei ed è un po' con tutti. Quindi sente di avere dei momenti di attrito o incomprensione. Di volta in volta possono essere con i familiari piuttosto che con anche persone che non conosce direttamente, ma da cui sente provenire appunto questa incomprensione, questo contrasto. Però adesso me lo dà come livello 2. Esame di maturità. Mi fa vedere lei davanti a una sorta di commissione d'esame, dove si sente appunto profondamente giudicata, anche perché lei è lì per essere giudicata, e non sa se è all'altezza, se è sufficientemente preparata, se saprà dare le giuste risposte, se dimostrerà a sufficienza di valere per ottenere uno scatto in più, sai, no, con la maturità. Diciamo così, è come se chiudessi, no? Una certa parte della tua vita, poi inizia la parte un po' più adulta in cui puoi magari iniziare a lavorare, tutto quanto, no? E quindi è come questo momento così di esame in cui lei un po' è titubante, si sente un po' a disagio, vedo che a volte parla con la voce bassa. È come se però dentro di sé dicesse: ma no, io ce la faccio, io sono pronta, io sono preparata. Però dall'altra ha anche paura un po' di sbagliare, ha paura anche che la commissione non capisca quello che lei sta cercando di esprimere. Segno meno. Mi fa vedere come se lei avesse la necessità di rimanere così nel segno meno. Quindi questa entità mentale la porta proprio a un totale squilibrio fra il dare e il ricevere, di modo che lei rimanga permanentemente nel segno meno. E tirare fuori soldi anziché portarli dentro, quindi più uscite che entrate, così rimane nel segno meno. Dare affetto, cure, eccetera, e non riceverle. Bene, così rimane ancora nel segno meno. Sempre 2-3, Questa 3. Le ultime 2, 3, direi più 2, la prima collisione. entità eteriche. La prima che mi fa vedere appartiene al secondo universo. Ed è un elefante tutto ornato in maniera preziosa, ma tiene la proboscide in basso. Quindi sai che dovrebbe essere segno di prosperità quando ha la proboscide in alto, e la sua infatti è proprio tutta giù per terra. Ganesh. Praticamente. C'è una mantide. Un leone, una lucertola e 3 di L. Basta. Impianti.
Dunque, lei tra l'altro non ci ha parlato di particolari disagi fisici, però io un po' ne vedo gli impianti. Il primo è i denti, l'altro è scapole, come se fosse in qualche modo, non so perché, collegato al coccige, boh. Intestino genitali. Così, basta. Mm. E mentale c'è un casco, come un motociclista, diciamo, che la tiene un po' isolata. Ok, porte del cinema, questa volta molto importante. Genitori. Oddio, aspetta, perché la cosa è strana, cioè entrano. Però mi fa vedere, non so perché lo vedo specialmente la madre, no, no, il padre no, solo la madre, ha i tappini, quelli di cera che si usano per andare a dormire. E vedo che se li mette per entrare Delle nel cinema. orecchie? No. Sì. Quindi non ascolta, quindi non entra così. Perché potrebbe vedere, sì, ok, vedere vede. Come se non fosse in grado di effettuare una presenza completa. Ok, quindi non può ascoltare fino in fondo, sì. Il cinema non è un posto in cui si deve venire per forza, ma si deve venire a condizioni di onestà. Quindi se si viene, si ascolta, si vede, si sente l'odore che permea nel cinema, il cinema. Se no, si resta fuori. Non è un peccato, non è un dovere. Non è che Patrizia ci resterà male. Ma si viene con onore. Senza Il insultare padre i sì. Il creatori del cinema, che siamo noi. padre sì. La madre dice, cioè come se mi dicesse, ma neanche uno posso tenerne di tappo nelle No, neanche uno. Vanno lasciati all'ingresso. Vedi, già lei voleva mettersi dentro la tasca del grembiule. Va bene, allora adesso per ora aspetto un attimino qua. Sì, Quindi la madre fuori, il padre dentro, entra. Due il padre sì. Padre dove si è fratelli. seduto? Giusto? Due fratelli, no? Maschi. Giusto, Patrizia, sì. Allora, uno si porta dietro anche la famiglia propria, personale. L'altro che direi quello con cui ha avuto un po' più di difficoltà, viene da solo. Come un jolly. A metà. Questa metà è quello che ha tentato Sì. di ucciderla da bambino, Sì. molto geloso della sorella. Sì, a metà nel senso, credo che esista una versione di Jolly colorato a metà, al Sì, viso. sì. Ok, così viene. Ma viene tutte e due le metà o è solo colorato o solo una metà viene? No, lui viene per intero, però mi si presenta come Jolly truccato, hai presente, con due colori diversi, no, dividendo a metà il viso. Quali colori? Allora, un bianco e un altro. Altro che rosso scuro quasi nero. Ok. Figlie, due. Dunque, allora, c'è questa che vorrebbe trascinare, no? Il proprio fidanzato dentro il cinema. E vedo che però il fidanzato è come se, cioè, fanno due movimenti opposti. La ragazza trascina il fidanzato nel cinema e il fidanzato la vorrebbe tirar fuori dal cinema. Quindi hanno queste due direzioni opposte. L'altra figlia, che è la più grande, ha preso posto, però non lo so, la vedo, non so, per ora è un po' seria.
così. Allora, praticamente la figlia minore è come se dovesse lasciare la giacca al fidanzato, perché sai, lui tira, tira, tira e allora lei dice va bene, ti lascio la giacca. Quindi il ragazzo rimane fuori, il fidanzato rimane fuori e lei invece rimane dentro, chiedendo Marito, scusa. Non so perché. Si siede e chiede scusa alla madre. Scusa, mamma. perché lo chiede? Penso che ci siano stati un po' di confronti in cui magari non che proprio si siano alzati i toni, però la figlia si è come sentito di non aver portato del tutto rispetto alla madre, anche rispetto a delle cose che magari la madre le ha trasmesso, ecco. Marito, Allora, sì, però nell'altro settore. Mentre tutte queste persone che abbiamo citato le vedo in un settore, il marito nell'altro settore, più o meno in una posizione intermedia delle file. in quale settore? Come se, diciamo così, il cinema fosse costituito da due settori di poltrone. In un settore ho visto tutti questi familiari che abbiamo citato, nell'altro settore c'è il marito. Quindi che significa che vuole separarsi dagli altri, che è diverso, che è migliore, che è peggiore, che tiene la privacy. Un pochino come se mantenesse anche le distanze da tutto questo, da una serie di dinamiche. Cioè, lo vedo comunque che non si fa troppo coinvolgere, ecco, travolgere. Amico sciamano. Ma e lui non lo vedo. Non viene. Dov'è? Come se fosse in giro a fare delle cose. E ritenesse che adesso non può, deve fare delle cose molto importanti, non può esserci. Paura. No, mi dice, anche se non vengo ci sono, posso comunque connettermi a voi. No, solo nel cinema si connette a noi e vede tutta la sessione. Ha paura di scoprire qualcosa di spiacevole? Cosa deve fare? Allora, lui mi dice, Stare in io ho giro il al dono cane? della bilocazione. Dell'ubicazione, sì, vabbè. Della bilocazione. Bene, quindi presente. Sì, sempre nell'altro settore, però per esempio lo vedo più indietro rispetto al marito come seduta. Anche se lui mi dice da qua si vede meglio. Non è così facile sto soggetto da inquadrare, non l'ho capito del tutto. È interferito? A bomba. E allora c'è una grande tipo farfalla che lo ricopre, tipo una farfalla molto esotica. Davanti e dietro lui. Va bene, torniamo a Patrizia. Causa esoterica del non sentirsi all'altezza. Dunque, mi fa vedere l'entità mentale, esame di maturità e segno meno. Mi fa vedere proprio come la tengano quasi in una posizione di inferiorità, dove ci sono altri, come per esempio i professori, no? della commissione della maturità, che sono
i detentori del potere. E quindi lei si sente in questo senso piccola, si sente anche non preparata, non all'altezza di superare questo esame, per rimanere nel segno meno, l'altra entità mentale, che timida. La frena lì. Sì, come dice lei, non è esattamente una timidezza, è non riuscire ad esprimere completamente se stessa, quella che veramente è. Perché è come se dentro di sé avesse ben chiara la sua propria luce, però si rende conto che fatica ad esprimerla completamente, solo in alcuni momenti riesce a pulsare con la sua luce, negli altri momenti questa pulsazione diventa quasi buio. Causa esoterica del sentirsi invidiata, oggetto di gelosia, e copiata nelle cose che fa o compra. Allora, qua c'è anche legata a una sorta di archetipo di Biancaneve che mi aveva presentato all'inizio, no? Che effettivamente è molto invidiata, no? Dalla matrigna, e di fatto vive delle situazioni in cui è minacciata proprio la sua vita dal cacciatore, che in questo caso il cacciatore tipo potrebbe essere il fratello, no? Che dovrebbe cercare di ucciderla, no? Poi in realtà non ha il coraggio, poi vabbè, Biancaneve si rifugia così dai sette nani, eccetera, però la matrigna continua a nutrire questa sensazione di sentimento di invidia, no? Nei suoi confronti, ed è come se in un certo senso Patrizia fosse a sua insaputa dentro a questo archetipo qua di Biancaneve, invidiata, soggetto di invidia, e che quindi deve rimanere chiusa in un posto, non può portare fuori la sua bellezza, quindi per esempio la sua consapevolezza, la sua originalità, il suo essere controcorrente, non lo può portare fuori, lo deve tenere chiuso in casa, perché se lo porta fuori da casa ha come, estremizzando, una sorta di minaccia. La minaccia può essere o appunto l'invidia, la critica, i pettegolezzi, eccetera, oppure proprio anche dei dispetti da parte degli altri, che potrebbero essere di varia intensità questi dispetti. Voci in città, causa esoterica. È questo proprio. La peculiarità, proprio la straordinarietà, io direi, di Patrizia, è come in un certo senso rifiutata, rigettata dal suo paese circostante, che la vuole in un certo senso chiudere in casa, isolare, perché è come se non vuole questa luce qua, la luce di cui è portatrice Patrizia. Viene vista come un qualcosa di accecante che ferisce gli occhi dei suoi paesani. Non la vogliono. Lei è spirito libero, affettuoso, espansivo. Sì, perché è esattamente l'opposto di quello che si aspetterebbe da lei. Quindi che fosse una donna dedita alla famiglia, che dà poca confidenza, che non porta scompiglio, che rimane nell'ordine delle cose, delle regole, e lei è l'esatto opposto. E tutti gli altri, non disposti al cambiamento, la respingono. Vorrebbero proprio mandarla in esilio, quasi, no? Non vederla per le strade. Denaro, rapporto con il denaro. Lei si sente ricca, ma non è povera, ma non lo è, non è neanche ricca. Il denaro ogni tanto sparisce in casa e nessuno lo prende. Qua mi fa vedere intanto quell'elefante del secondo universo,
che allunga la sua proboscide all'interno, per esempio, di un vaso di vetro in cui lei ha posizionato una banconota, la prende con la proboscide e la nasconde all'interno del proprio, non so come dire, ha una specie di arazzo addosso, no? Lo infila sotto, così non la puoi vedere questa banconota che ha nascosto. E oltretutto, questo fatto che lei racconta è proprio molto legato all'entità mentale, segno meno, dove lei si deve sempre trovare con qualcosa di meno, anche proprio concretamente i soldi. I soldi che lei ha piazzato a un certo punto devono sparire. Si deve proprio sentire che le sono stati sottratti. A Meno. volte quasi, sì, esatto, a sua insaputa, perché lei dice, ma come io li avevo messi lì e adesso non ci sono più. Alle volte, proprio lei stessa, con le sue mani, no? Si impasticcia quei soldi. Quindi lei stessa sottrae dei soldi a se stessa. Che poi di fatto anche con l'entità è lei comunque, no? Sottrarli a se stessa. E lei questa l'ha capito perfettamente. Solo che è come se avesse bisogno di vederlo più chiaramente. Quei soldi nel bicchiere in casa, chi li prende? Da un punto di vista eterico, questo elefante del secondo universo, che è come se fosse un Ganesha traditore, ma poi in realtà Ganesha è sempre traditore, Da un punto di vista fisico, vari eventi. Una volta lei, una volta il marito che non se ne accorge nemmeno, una volta qualcuno che passa di casa e lei non se lo ricorda, così. Fatti contingenti. sì, lei e il marito, sì, no, altri no, non penso. E non se lo Anche se, ricordano. se O se lo nascondono. posso dire una cosa, in un paio di occasioni sono stati come delle cose relative ai disincarnati che gli hanno fatto sparire i soldi. Infatti avevo questo sospetto. Ma L'hai già detto non è durante le sempre, però non è sempre. L'esposizione dei punti l'hai già detto, vabbè, approfittiamone. Chiamiamo la nonna paterna, portale aureo aperto, e tutti i disincarnati di tutte le generazioni, di lei e del marito, che vogliono venire a approfittare di questo momento, e tutti i disincarnati che girano attorno a Patrizia. Allora, io le vedo una vita parallela molto vicina, in cui lei, sinceramente non lo so se abbia un nome, no, questo tipo di attività, dove lei va a fare tipo dei sopralluoghi anche in case abitate dai disincarnati oppure luoghi abbandonati, dove va anche con degli strumenti per rilevare la presenza, le varie presenze dei disincarnati. E vedo che c'è una forte affinità tra questa lei, ma lei è anche come se fosse connessa con delle persone. Allora, lei ha questa vita parallela, ma è anche come se fosse connessa con persone che in questa attuale vita, questa attuale linea temporale, fanno questo. E lei lo fa a modo suo, non penso utilizzando strumenti particolari, perché nell'altra vita parallela mi fa vedere che utilizza proprio degli aggeggi che verificano l'elettromagnetismo particolare dei disincarnati, piuttosto che degli aggeggi che servono, tarati su particolari frequenze, per ascoltare le voci dei disincarnati. Quindi si avvale proprio di strumenti, per cui c'è una registrazione anche. Diciamo così, no? Non credo che lei nella vita attuale di Patrizia proprio, Patrizia, utilizzi queste robe qui, però comunque ho visto, gliel'ho detto, che i disincarnati la cercano. Lei però non ce l'aveva detto, non lo so il perché non ce l'aveva detto, era una cosa molto importante, ma lei non ce l'aveva detta, forse aveva paura di essere giudicata, che noi fossimo la commissione d'esame, non lo so, penso che la sua entità mentale, esame di maturità, non O ce lei l'avesse. non ha questo obiettivo di vita, le vuole essere felice e non fare, tra virgolette, questo lavoro. Non credo che sia
riesca più di tanto a sottrarsi a questa cosa. Perché lei ha proprio, poi lei tra l'altro è una persona molto umile, per cui non sta qui a decantare le proprie lodi, però boh, cioè lei è capace di fare questo, come gliela togli un'abilità così? Come, non so cosa dirti, lei sa fare Facciamolo questo. fare a lei allora. Quanti entrano adesso? Allora, mi fa vedere intanto che lei con una sua modalità lo fa spesso, per cui è come se fosse in questo momento libera da tutti questi sensi di inferiorità. Qua lei si sente perfettamente a suo agio, non c'è complesso di inferiorità, non c'è non sentirsi all'altezza, si sente così, molto tranquilla e sa di saperlo fare. Quindi è come se facesse tra l'altro anche una sorta di selezione, come se capisse quali disincarnati sono pronti per avere un accesso verso il portale aureo e chi invece è come se avesse ancora delle cose in sospeso per cui non è pronto e bisogna fare un altro tipo di lavoro che lei sa fare. Quale? Io non lo so fare, lei lo sa fare, perché è come se riuscisse a Svegliarli. risolvere dei traumi, dei sospesi, così. E poi dopo che è avvenuta questa roba qui, o delle confidenze, adesso non saprei bene come dire, dopo che c'è stato questo risanamento, riparazione, eccetera, poi sono pronti per andare verso il portale aureo. E quindi lei fa questa suddivisione, ecco, per chi Come è già se pronto. desse loro una vicca, alla fine. Se Sì, vogliamo. e lei diventa un po' in un certo senso, non so come dirti, come se fosse una specie di, o di confidente, o di psicanalista, sai, di questi, ma c'è anche sbagliato esprimersi così perché è un livello umano, no? Però risolutrice di alcuni nodi, ecco, sì, solo che li deve far parlare, credo, ecco, mi viene da dire questo, ecco, perché lei ha una sua metodologia. Va bene. Nonna paterna. Cosa dice? Simpatica mi viene, Simpatica. sì. Simpatica e diciamo come dirti orgogliosa, ecco, che la nipote abbia questo tipo di qualità. Credo che l'avesse anche un po' lei, la stessa nonna paterna. Sì, come se sentisse quasi che anche grazie a lei è stata trasmessa questa particolare dote, la Patrizia. Vedo che non so, beh, non so spiegarti, è come se loro fossero amiche, è come se ci fosse un contatto quotidiano, capito? Non è venuta questa volta. Ma ci fosse un rapporto abbastanza assiduo, per cui come due amiche che se la raccontano, no? Che si sentono tutti i giorni o circa, no? Ah, tra lei e la nonna? Sì, si parlano così a livello amichevole e costante, ecco, come se fosse un dialogo costante. Se la nonna andasse nel portale Aureo oggi, poi non ci sarebbe più questo dialogo? È come se diventasse più raro, più diradato nel tempo e meno colloquiale, ecco, meno confidenziale. Perché? Perché la nonna ha un altro tipo poi di consapevolezza, altre cose da fare. E una forma di distacco poi avviene, chiaramente, no? Cosa vuole dire la nonna a Patrizia? Mi sembra quasi che parlino de cose, cioè in genere i disincarnati lasciano dei messaggi abbastanza, Importanti. ecco, Qua che si invece parla no, di bucato. bravo, esatto,
No, vabbè. Te lo giuro, di robe così. I piatti, hai sistemato i piatti, ma non so, cose così. Di vita pratica. Va bene. Ma perché? Perché di fatto si possono dire quello che vogliono in eterico quando vogliono, quindi non è l'occasione del messaggio Esatto, questo. esattamente, esatto. Ci sono altri disincarnati che sono della sua famiglia, lei non ha richiesto, ma si sono presentati, magari boh, vogliono dire qualcosa. Siccome mi era venuto un bambino barra ragazzino, ma non ti so dire, perché avendo lei questa affinità, confidenza con i disincarnati, io non ti so dire se sia un suo parente o semplicemente un ragazzino che, avendo captato, no, queste sue capacità, è venuto, come che abbia avuto una specie di, come si è rimasto, non so come spiegarti, smarrito, perso nei boschi, un incidente, sei di quelli in cui non ti trovano più. Ecco così. Che comunque si è perso nei boschi, una disavventura così. Tutti nel portale aureo. Li chiamo, vedo un po' da tutta Italia. Forse il nord non tantissimo, come se si soffermasse più nel centro e nel sud Italia. E nelle isole anche, certo. E Quante ne sono? vengono parecchi, perché proprio lei sa fare un richiamo giusto. Quanti sono? Vengono intorno ai 13.000. 13.000, ok. Chiamiamo anche tutti quelli che lei non ha, a cui lei non ha prestato ascolto perché stanca, insomma, stufa, non aveva tempo, modo. Lei ha chiuso, ecco. Se ne aggiungono a questi 13.000? Sì, qualcuno sì. 13.200. Quanti? Mi viene. Va bene, e chiudiamo il portale aureo. Causa esoterica del non essere dalla famiglia di origine. Stata voluta, amata, non amata dai genitori, sempre il minimo indispensabile. Mi riporta a questa roba qui, questa storia di Biancaneve, no? Che in fin dei conti poi Biancaneve era anche stata voluta dalla madre, no? Però poi dopo poco la madre muore, di parto forse muore, no? E la sua madre diventa di fatto la matrigna che non l'ama. Come se lei effettivamente si sentisse figlia di un'altra madre. E poi dopo la madre che ha avuto, cioè non era quella che l'aveva tenuta in grembo e quindi non era dispensatrice di amore tale, come la sua madre vera, naturale. Non so, però il padre invece mi risulta influenzato in qualche modo dalla propria moglie, però un po' più propenso, ecco, rispetto alla madre, ad un rapporto d'amore verso la figlia. Qual è la causa esoterica di questa Cioè mancanza d'amore? lei si è proprio incastrata dentro questa specie di archetipo di Biancaneve, di questa fiaba, per proprio in un certo senso sperimentare gli abissi di se stessa. È come se questa sofferenza che lei ha avuto estesa durante tutta
un po' durante tutta la vita, perché partendo dall'infanzia, i genitori, poi il fratello, così che amore e odio, è come se avessero aperto delle porte di sensibilità dentro di lei, che non sarebbero state aperte se lei fosse cresciuta in un clima di amore molto forte. Come se lei avesse proprio scelto la collisione, cioè vedi che c'è anche l'entità mentale, lo scontro, quindi la non accettazione, no? Perché viene sempre respinta, respinta dai familiari, respinta dai paesani, eccetera. Ha scelto appunto questa modalità di scontro, di non accettazione, per esprimere invece l'opposto di tutti loro, l'opposto di quello che è la famiglia, l'opposto di quello che sono i paesani. E in fin dei conti questo è come stato uno stimolo per lei. Sembra quasi che in questa realtà, almeno in questo momento, in questi secoli, le persone più in gamba nascano da momenti di disagio, familiane affettive, difficoltà economiche, io lo so molto molto bene, e quindi alla fine il mulino bianco produce soltanto idioti, può essere, o inconsapevoli, o persone che non riescono a mettere a frutto le proprie capacità, sembra proprio di sì, non sarà magari per sempre così, quindi un domani vivremo in società differenti dove effettivamente il mulino bianco potrà portare i suoi benefici di grande evoluzione, non è questo il momento, non ci sono le condizioni. Esattamente così, preciso. Quindi poco male. Lo sciamano che fa? Ma grandi gestualità, sai, no? Molto teatrale. Bravo. E in sostanza ha una PS lo sciamano? Allora, credo che il motivo per cui Patrizia sia stata attratta da lui è che anche lui ha molta confidenza con i disincarnati. E infatti mi fa vedere come, non lo so in che modo, lui e l'anima sua e quella di altri disincarnati siano un tutt'uno, magari un modo un po' diverso da noi di approcciare le cose, no? Sì, ce l'ha comunque la PS. Ok. Secondo matrimonio questo per Patrizia, primo finito a causa di un legamento d'amore presunto rilevato da un esorcista. Lo verifichiamo, vediamo se esiste. Allora, mi fa vedere come una sorta di nicchia, che poi forse è anche abbastanza grande come nicchia, della sua zona, della sua terra, in cui è molto fecondo, feconda la tradizione magica, molto legate, diciamo così, alle radici passate, che si vengono tramandate, ecco. In particolar modo vedo la madre di lui, che è proprio molto legata alla magia e che lo aiuta in questo legamento a doppio, triplo, quadruplo filo tra lei appunto e il proprio figlio. Dove appunto Patrizia non si sentiva neanche se stessa, cioè era come in una sorta di prolungato stato confusionale, dove aveva anche difficoltà quasi a distinguere la realtà dalle cose, per esempio, che venivano dette dal marito, dalla famiglia del marito, rispetto, che ne so, a quello che lei invece percepiva dentro di sé. Proprio una sorta di dissociazione era l'effetto di questo legamento d'amore, le causava questo. E vedo che lì, per esempio, le sue entità mentali, in particolar modo il segno meno e la collisione, erano molto più alte, perché c'era effettivamente un forte contrasto che a un certo punto è diventato poi proprio violenza, no? E segno meno perché indubbiamente lei in quel momento perdeva tutto. Come si chiama il progetto di Patrizia?
aspetta un attimo. C'erano i fiori di ciliegio una volta. Perché? Allora, dunque, allora, già non lo riesco più a leggere tanto bene, questo contratto, perché già è come se si stesse già dissolvendo, però è come una sensazione, che Patrizia ha avuto in tutta la sua esistenza, di una sorta di malinconia, nostalgia, di un qualcosa che di fatto non c'è stato, perché non riconoscendosi in quel contesto familiare, in quel contesto sociale, non riconoscendosi nelle cose che accadevano, è come se sentisse proprio la mancanza, la nostalgia di un qualcosa d'altro, di bello, no? Questi fiori di ciliegio, però lontani, ecco. Va bene. Causa esoterica del sentirsi a disagio nei confronti dei regali ricevuti. Assolutamente l'entità segno meno. Anche come lei stessa però ha notato, le cose stanno migliorando, sta iniziando ad accogliere invece i doni che gli vengono fatti. Ed infatti questa entità mentale si è abbassata nel corso del tempo. Però è chiaro che non è riuscita da sola a trasformarla completamente, ecco. Esiste la fiamma di Patrizia. Sì. Guarda, io non sapevo neanche che lei fosse dalla Sardegna e mi era arrivato che la sua fiamma era a carbonia. E ho pensato, spero che non sia troppo lontano per lei, no? E poi dopo è venuto fuori. Chi è? Come lo vedi? Ha delle affinità con lei rispetto a ciò che tipo è abbandonato. È abbandonato che significa diverse cose. Da un lato significa non curato, e quindi lei è molto sensibile a questa cosa, perché effettivamente si è sentita, no? Un po' abbandonata, trascurata, no? Quel minimo indispensabile che ha ricevuto, no? E abbandonato anche però come ciò che raccoglie invece tanti tesori, tanta ricchezza che è stata mollata lì. La gente non l'ha più vista. Vedo questo. C'è una linea temporale di Patrizia in cui molla tutto e la cerca. Come se fosse, mi fa vedere, un'attrazione reciproca, una ricerca reciproca in quella linea temporale in cui indichi tu. Questa? Non ho capito, scusami. Questa linea? C'è questa ricerca? Allora, lui si è palesato a me. Ecco, La diciamo che possibilità. però. Sì, però Patrizia giustamente come se. Non è adesso il suo obiettivo. Ma come funziona questa realtà fittizia in cui siamo immersi? Che se cambiano delle condizioni, quella linea temporale coincide con questa, si uniscono. Funziona così. Sì, oppure addirittura ne generano un'altra in cui comunque si trovano. Va bene, cosa vuole fare a questo punto Patrizia? Sì, cluster. Vamos, andiamo. Mi fa vedere come un cimitero in disuso, come se fosse così nella sua zona, dalle sue parti, con queste lapidi appunto molto trascurate, che nessuno va più a visitare. Cosa
cosa fa? E tiene? No, vedo che arrotola tutta la scena, eccola, arrotola come in una pellicola. E poi butta questa pellicola dentro il portale definitivo, senza rimpianti, senza esitazioni. Cosa mette al posto dei contratti qui nel cluster? Cosa vuole fare? Allora, mi vuole mostrare due tipi di ad aeternum. Un ad aeternum cucito a mano, diciamo così, come se fosse ricamato, con dei colori molto brillanti, e un altro invece dipinto, come, con delle pennellate, anche queste molto vivaci. Ne sceglie Dice che uno? usa anche il fucsia. Ne sceglie uno o li mette entrambi? Entrambi, perché le piacciono molto entrambi. Va bene, avata. È come se l'avatar si fosse presentato sotto forma di sua madre. E è come se invece Patrizia cogliesse l'inganno e dicesse adesso basta, queste manipolazioni. E quindi elimina tutto, inserendolo nel portale definitivo. Perché lei ha deciso di ingannarsi in questo secondo, pochi secondi. Credo che la questione così, il rapporto con la madre, è un pochino per certi aspetti una ferita aperta. Ecco, e quindi la vedo in gran parte rimarginata, ma è come se no, un pochettino potesse essere questa ferita rimarginata di recente ancora un po' sensibile. Lo toglie? Sì, assolutamente. Sì, via nel portale definitivo. E come E conclude il qua, lavoro? tipo come se velocissimamente a macchina, così con la macchina da cucire, mi cucisse questo ad aeternum spettacolare, ricamato, con degli movimenti molto abili, no? Fa girare il tessuto sotto la macchina, così. E, boh, questo ad aeternum fatto così, bellissimo, con tantissime sfumature, molto luminoso, lucido. Va bene. Secondo universo, elefante, mantide, leone, lucertola, 3DL, collisione livello 2, esame di maturità livello 3, segno meno livello 3. Tutti gli impianti, tutto questo c'è ancora? Abilmente tolto tutto. C'erano i fiori di ciliegio una volta, c'è ancora? No, 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 non più. Nuova vibrazione. E dimmi anche se è fissa o sempre mobile. Infatti mi ha fatto vedere 415 miliardi. Alla fine della tua frase erano 615 miliardi. Adesso? 700 miliardi. Sì, Ok, ma più o meno siamo sulla ventina di volte di più dell'inizio. Percentuale di consapevolezza.280. PS. 56, 57. Vite. Novecento cinquantuno, 943, insomma così. 100. Cervello. 11. La capacità medianica di avere a che fare con i disincarnati si è sviluppata?
dopo questo lavoro? Si è affinata, sì. Sì, si è affinato. Perché Come? lei è già molto sviluppata. Non te lo so dire di preciso, è come se lei avesse sistemato due cose, cioè come se gli elementi fossero quelli, ma avesse creato un ordine che è più armonico e più efficace. Effetti nel cinema. Dunque, il marito è molto sorpreso da tutto questo, quasi senza parole. La figlia più piccola è come se, non so, ha una sorta di indecisione, no? Come dire, vado di qua o vado di là, intendendo di là il compagno, no? Ecco, la vedo in questo momento qui di titubanza. Però è come se le vedessi sbocciare un lilium nel petto per la mamma, per non so, come segno d'affetto. La figlia grande, commossa, con gli occhi lucidi, ma I senza fratelli? composta, rimane. Fratello più piccolo, quante te ne ho fatte passare? Ah, adesso ho capito un po' di più delle cose. Fratello più grande era venuto con la famiglia al seguito e vedo che guarda proprio il resto della sua famiglia come, non so come dirti, uno sguardo d'intesa che hanno visto tutti insieme, ecco, che cosa può esistere oltre il quotidiano, oltre il primo strato. Genitori. La madre è come se si sfregasse la fronte, un po' così confusa perché ha visto diverse cose anche che la riguardano, però vedo che comunque sta sorridendo. Il padre è un po' che piange, cioè coinvolto emotivamente. Lo sciamano? Boh, non so, lo vedo preso dalle sue robe, gesti. La fiamma esiste ancora? Ok, Sì. messaggio importantissimo e finale di Patrizia a se stessa. Qualcosa tipo, a volte la personale grandiosità ha un prezzo. Non so, aspetta, come... Ma non è un prezzo in denaro, non è solo un prezzo in denaro, e io sono al di sopra di ogni prezzo, di ogni costo da pagare. Io ho conosciuto tante persone dell'isola di Patrizia e quasi nessuna, sebbene millantasse umiltà, era veramente umile. Patrizia è la prima che conosco così. E Davvero. solo adesso ho capito quale sarà il titolo di questa sessione, umiltà. Pronta a tornare, Monica? Come la vedi? Nel mirto. Seduta nel mirto. Ma in fiore, con frutti o senza nulla, solo foglie? No, cioè mi si presenta appunto sia con le bacche, si chiamano, Bacche, sì. giusto? E con dei puntini anche, che suppongo siano dei fiori, però la vedo molto a distanza, è come se lei, non so, padroneggiasse tutto quanto. Allora mi vuol far vedere questa ampia panoramica. Tutte le stagioni, diciamo, del mirto. Pianta pazzesca, sacra, stupenda, bellissima. Tutte le piante, mirto Meraviglia. è tanta roba. Va bene, disconnettiti da tutto e tutti e torniamo.